Siamo sul palco a dirigere il maestro Ornella Caiani. Excelsis Deo, su arrangiamento per banda di Jean Beauregard.
dirige il maestro Ornella Caiana. Tancredi è un melodramma in due atti di Gioacchino Rossini. Thank you.
si tratta della colonna sonora del film omonimo Pirati dei Caraibi, arrangiato per banda da Frank Berner. Pirati dei Caraibi, dirige il maestro Ornella Caiani. Thank you.
prop. L'Oratorio San Luigi di Busnago nomina a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Dionigi Tettamanzi, assistente spirituale onorario, Busnago, 23 dicembre 2012. La carica verrà consegnata da Giuseppe Barocchi, presidente onorario, nonché membro fondatore della banda stessa. Che contiene del miele e la torta tipica. La finale deve aver fatto indigestione delle nostre torte oramai. È una torta che conosco. Allora, io ho l'ultima cosa che voglio dire, voglio ringraziare Barocchi, che è il nostro, uno dei fondatori ancora attuale della nostra banda, è il nostro papà e il nostro nonno per i musicanti, e voglio ringraziare... Diretta da Giuseppe Barocchi. Thank you.
E con me voglio due allievi, Francesca e Nicole, che sono i primi concerti che fanno, sono due allievi molto giovani. Francesca e Nicole, prego. Questi sono due allievi che, grazie del loro impegno, sono già arrivati ai concerti. Grazie a tutti e due. Ora do la parola a Paolo. Grazie. Io, se dovrei raccontare i miei 62 anni nella banda, andiamo a casa domani mattina. Comunque, comincio con i ringraziamenti, specialmente a Sua Eminenza il Cardinale e a tutti voi, Sindaco, i Fratelli della Misericordia e tutti voi. Però ci tengo a ringraziare questi ragazzi. Bravi, bravi. Voglio ricordare solo due cosette della vita della banda e comincio con il Papa. Noi siamo andati due volte a San Pietro, la prima volta solo in mezzo alla gente e il Papa dalla loggia ha detto: adesso la banda dell'oratorio San Luigi di Busnago vi farà ascoltare la Bella Madonnina. La seconda volta molto molto più bella, cioè abbiamo accompagnato la messa del Papa lì davanti all'altare e alla fine siamo andati tutti in giro al Papa come ci fosse adesso il Cardinale e lì abbiamo salutato il Papa. Questa è la cosa che ricordo dalla banda molto 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 volentieri. Quindi... grazie, innanzitutto mi sono fatto accompagnare da altri, poi una sorta di coperta di Linus, tutto, e sono più sentiti ringraziamenti, complimenti, perché veramente banalmente, però prendetelo con dal profondo del cuore, siete veramente bravi. Un sindaco mi chiedono che un corso Busnago di scrivere Busnago, mi rifugio volutamente, perché in realtà è l'espressione della realtà nostra, in questa considerazione. Busnago è competenza, Busnago è impegno, Busnago è solidarietà, Busnago è altruismo. Questo e di questo la banda, unitamente a tutte le altre associazioni, veramente un'altissima espressione, veramente un'eccellenza. Cioè di essere fieri di essere busnaghesi, come busnaghesi anche come amministratore, perché veramente è tanto avere questo tipo di opportunità. Descrivere Busnago in questi termini vuol dire essere orgogliosi di Busnago e di questo veramente devo rendere grazie sia alla banda che a tutte le altre associazioni. Ringrazio poi la presenza di Sua Eminenza, è sempre con piacere che ci rivediamo, la incontriamo. Con un vero piacere che, non so se rientri nei compiti dei sindaci, me lo attribuisco, le attribuisco la cittadinanza onoraria. Bravo. Per questo ho chiesto a Peppino di essere qui presente, perché idealmente questa attribuzione arriva da Peppino, ma arriverà a tutti i busnaghesi, non il sindaco, arriva dai busnaghesi. E in questo voglio abbracciare idealmente, attribuirlo a tutti coloro che, pur magari formalmente, per quanto formalmente non siano busnaghesi, in realtà fanno tanto per il nostro paese. E quindi è giusto che anche questa cittadinanza venga loro attribuita. Penso ai fratelli Nostra Signora Misericordia, ai nostri carabinieri, a tante altre persone, anche ai componenti della banda che pur non lo essendo, però concorrono a far sì che si crei, si formi, si perpetui questo essere busnaghese. Questo essere busnaghese quindi dedito all'altruismo, all'impegno e a favore dei grazie. Buona prosecuzione con sempre livelli altissimi da parte della banda. Di cuore
l'invito a prendere parte a questo concerto natalizio. Ho detto di sì e mi trovo adesso ad essere arricchito da questo sì all'invito che mi è stato dato. Arricchito perché ho potuto entrare un poco nella vita di Buslago, nella storia sessantennale di questa banda dell'Oratorio San Luigi. Devo dire che un concerto così mi lascia senza parole. Un maestro di concertisti così, di nuovo, mi lasciano senza parole. Ma Don Stefano mi dice che la parola la devo dire. E ne dico due. Sembrano un po' strane, ma in realtà sono vere. E rimandano all'esperienza che io ho fatto durante questo concerto nelle mie mani e nei miei occhi. Sì, l'esperienza delle mani, perché ero favorito dalla poltrona e allora ho tenuto così spontaneamente le mani giunte, le mani in preghiera, e andavo dicendo a me stesso che è la posizione più giusta nell'ascoltare un concerto, perché il concerto, penso, suscita dentro di noi un cammino spirituale, un cammino che ci permette di scendere in fondo al cuore, perché là dove non arrivano tante altre cose, la musica è capace di scendere in profondità e davvero di suscitare delle emozioni e quindi dei sentimenti che ci spingono a ritrovare ideali più alti della nostra vita, un cammino spirituale dunque da un lato profondamente umano e nello stesso tempo un cammino spirituale ci fa salire in alto, ci fa raggiungere attraverso il concerto Dio stesso, che è la bellezza suprema, che è la musica perfetta. Quindi le mani giunte dell'Arcivescovo sono, a mio modo di vedere, la corrispondenza più significativa e per me più incisiva dell'ascolto che non con le mani, ma con gli orecchi e col cuore ho cercato di avere dall'inizio alla fine. Ma alla fine non è ancora arrivata, signor maestro. C'è ancora qualche cosa da fare. La preghiera nella quale si diceva che in occasione del Natale al cuore nostro, che spesso è un cuore appesantito da problemi, da fatiche, da povertà, da sofferenze, tu donaci un po' più di gioia. Mi è piaciuto questo, un po' più di gioia. Signore, ci dà sempre la gioia, ma nel Natale noi possiamo e dobbiamo chiedere con grande fiducia una maggiore gioia, perché tutti abbiamo bisogno attraverso la gioia di essere più sereni e di essere profondamente in pace. Grazie di cuore. Il Corpo Bandistico Oratorio San Luigi di Buslago nomina a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Dionigi Tettamanzi assistente spirituale onorario Buslago 23 dicembre 2012. Giuseppe Barocchi, presidente onorario, nonché membro fondatore della banda stessa. Questo è un servizio che contiene del miele e la torta tipica.